E bella a tutti ragazzi, eccoci di nuovo su Dracula. Allora, vediamo se riesco a, perché qui la situazione non è facile per quando devo gestire questo gioco, perché è un po' caotica la cosa per la registrazione e spero che vada tutto bene. Allora, continuiamo da dove eravamo arrivati. Allora, come vedete qua, siamo arrivati nella locanda. Ho un volume altissimo in cuffia, però non fa niente. E cominciamo a vedere un po' di cosette in giro. Qui possiamo vedere che questo si può aprire. Ah, Madonna, c'è un volume che è nucleare. E qui abbiamo bisogno di qualcosa che per il momento non abbiamo perché il nostro menu è vuoto. Andiamo un attimino a parlare con la signora della locanda. La signora della locanda, gli possiamo chiedere del castello. Signora, devo essere al castello, al più presto. Il castello? Ma si è fatto tardi. La strada è lunga e piena di pericoli. Devi essere stanco. Lascia perdere il castello per questa notte. Ti preparo una bella camera, eh? E domattina ne riparliamo. Domani sarà troppo tardi. No, no, devo andarci subito. Devi assolutamente andarci. Oggi è la vigilia di San Giorgio. Quando risuonerà la mezzanotte, tutte le forze del male si impadroniranno del mondo. Ti rendi conto di dove vuoi andare e di quello che ti aspetta? Resta qui. Pensa alla tua povera mamma. Vabbè, la signora a quanto pare si caga addosso e praticamente per ora non ci darà altre informazioni. Scusate, io devo abbassare un po' il volume nelle cuffie perché se no mi spacca le orecchie. Ok, vediamo. Spero che non ci siano troppi problemi sulla visualizzazione perché a me mi sta facendo un po' di casino. Ok, eccoci qua. Dovremmo essere ritornati al menù. Vaghiamo un attimino ancora nella locanda e proviamo a parlare con questo bel signore che sta qui a bere, Madonna mia. Vorrei andare al castello. Qual è la strada più breve? Il vecchio castello! Ma abbandonato da quando il conte è sparito! Che cosa vai a fare laggiù, straniero? Mi spiace, ma non ho tempo di spiegartelo. Devo assolutamente andare al castello al più presto. Dovrei aspettare l'alba. La strada nasconde molti tranelli. Potresti affrontare pericoli che non ti immagini neanche. Resta qui. Beviamo qualcosa. Certo, né. No, non posso. È questione di vita o di morte. Come preferisci, giovanotto. Puoi attraversare il vecchio ponte dietro alla locanda, ma è pericoloso. E questa è l'unica strada possibile. Se non altro, è la più breve. Allora, il vecchio ci ha detto che dietro la locanda c'è un ponte per andare verso il castello, ma noi prima di avventurarci facciamoci un giretto qua nella locanda. Qui possiamo vedere una candela, ma ancora non possiamo interagire. Abbiamo altri posti dove andare? Solo sulla candela? Non c'è niente dentro sta stanzetta. Ah no, c'è qualche posto dove. La Peppa quanto corre, abituato con i vecchi computer. Allora, qui abbiamo questa porta che si apre, questo stipetto, e abbiamo un telescopio dentro. Ok, ce lo prendiamo, vediamo se c'è qualcos'altro. Qui non possiamo andare. E risaliamo sopra.
Io penso di aver giocato l'ultima volta questo gioco intorno verso il 2005-2006, perciò stiamo parlando di veramente un fottio di anni fa, perciò ragazzi non ho un ricordo molto nitido di tutta la situazione, perciò abbiate pazienza, se sbroccherò, se mi dimenticherò parti, dovremo piano piano andare avanti insieme. Adesso andiamo un attimino qui fuori dalla locanda, vediamo dei cartelli. A sinistra si va al ponte e a destra si va al lago. Noi andiamo un attimino, vediamo se possiamo andare verso il ponte. Da questa parte invece andiamo in questa baracca. No, la baracca è la locanda. La baracca è la locanda. Ponte lago, ok, andiamo verso il ponte. Ponte. E qui come vedete c'è un tizio che... Sparisci e non tornare più. Non ci fa passare. Va bene. Qui abbiamo un pozzo che ovviamente non possiamo fare nulla ancora. Facciamoci un giretto esplorativo nella zona. Torniamo verso la locanda e allora adesso ci dirigiamo verso il lago. Lacus Metallum. Metallum, andiamo a vedere un attimino qui Metallum, che dovrebbe essere forse una miniera. Ma non possiamo fare, a quanto pare, ancora nulla e non c'è neanche niente. Mentre di qua ho visto delle tombe. Stavolta verso il lago. Qui abbiamo una baracca e come vedete qui c'è un tizio che non è molto raccomandabile. Allontanati dal capanno, se no dovrai vedertela con me. Il doppiaggio, ragazzi, è veramente imbarazzante, oserei dire, però vabbè, che dobbiamo fare? Io però adesso devo andare in un altro posto. Qua sopra, come vedete, ci sono degli uccelli che volano sul lago, ma ci torneremo fra un po' perché ci mancano ancora delle cose. Io mi ricordo che noi dovevamo andare verso il cimitero. Io adesso il cimitero non mi ricordo come ci si arriva. Da qua no. Perfetto. Come si arriva verso sto minchia di cimitero? Vediamo sempre al capanno. Mi ricordo che qui era sempre un incubo orientarsi. Mi ero perso un milione di volte per questi vicoletti. Cemeterium, eccolo qua. Cioè questa stradina che cimitero
Calvarium. Allora, adesso andiamo prima al cimitero. Entriamo nel cimitero. Oh, mamma mia. È la vigilia. La vigilia di San Giovanni. Di San Giorgio. Allora, vediamo un po'. Qui addirittura le tombe le hanno incatenate, ragazzi. Avremo bisogno di qualcosa che ancora non abbiamo. Non ci abbiamo una beata minchia, ragazzi. Perciò piano piano cercheremo di trovare tutto quello che ci... tutto quello che ci serve. Ci facciamo un giretto. Ah, e qui cominciamo a trovare qualcosa che ci serve. Eccola qua. Questo piccone. E adesso torniamo un attimino dove sono qua i fuochi di Sant'Elmo. E vediamo se con questo piccone riusciamo a, certo, a profanare una tomba. Giustamente. Sotto l'effigie di questa tomba troviamo un pezzo importantissimo, ragazzi, un anello. Controlliamo bene che non ci sia nient'altro. Qui, come vedete, è raffigurato San Giorgio che uccide il drago. Per il momento mi pare che non ci sia nient'altro, a parte questa tomba, però mi pare che non possiamo interagire con nulla. Perciò andiamo un attimo verso... qui uguale non c'era nulla, andiamo verso il Calvario o la cappella. Troppo, eccolo qua, della cimitero, il Calvario è qua, quest'altro vicoletto, o il Golgota. Devo regolare la sensibilità del mouse perché sennò ci metto troppo a girare. E qua prendiamo questa qua, che è una fionda, una vecchia fionda fatta con un laccio e un sasso. Ok, allora, non mi pare che ci siano altre cose da raccogliere in questa parte. Torniamocene un attimino sui nostri passi e... Aurora Coronae Caupona. Che cazzo è? Ah, penso che sia la locanda. Adesso parliamo un attimino di nuovo con i nostri ospiti qui. Gli parliamo dell'anello. Mio Dio, non avresti dovuto toccare quell'oggetto. Ora ci capiteranno altre disgrazie. Stai attento. Lo sai qual forse stai sfidando? È Dracul! Il diavolo. Dracul? C'è forse un legame con il conte? Dracul significa il figlio del drago. E da noi in Transilvania il drago è una creatura malefica che scatena caos e distruzione. È il guardiano delle porte dell'inferno.
Parliamogli della fionda. Toramo era ai piedi della croce. Sono utile, Ami. Sono di molto aiuto. Specie quando uno vuole cacciare di Frodo. Io di solito c'ho gli uccelli vicino al lago. Dove c'è vecchia quercia? Ce n'è sempre un mucchio laggiù. C'era un uccello vicino alla croce. Era sto crocifisso. Ah, maledetti. Sono sicuro che si tratti di Violetta e mia sfambanda. Sono le anime dannate al servizio del conte Dracula. Messi pericolose. Caccio per mangiare, loro uccidono per fare sacrifici. Ma perché? Per un po' erano spariti, ma da qualche tempo sto di nuovo in giro. Allora, i discorsi sono un po' glitchati in questa parte, eh? Adesso torniamo un attimo dalla signora. Gli chiediamo dell'anello. Nel cimitero, mentre spostavo le pietre, ho trovato uno strano anello. Una misteriosa luce blu sembrava indicarne il nascondiglio. Hai visto le fiamme blu? Le fiamme blu appaiono solo in quelle notti in cui i demoni spezzano le catene. Questa notte nessuno oserà mettere naso fuori. Anche se queste fiamme indicano il luogo in cui sono sepolti tesori perduti. Come tesori perduti? Quando ero bambina, mia nonna mi raccontava storie delle invasioni che il nostro paese ha dovuto subire per secoli e secoli. Non c'è un solo metro quadrato di questa terra che non sia stata bagnata dal sangue dei nostri uomini. Gli invasori però non trovarono granché. I contadini avevano preferito sotterrare i beni più preziosi piuttosto che farli cadere nelle mani di quei barbari. Si dice che quest'oro sia maledetto. Oh. Allontana da me quest'anello. Non mi venì così sotto. Mi fai piare i sincopi. Allora, speriamo che questi discorsi un pochino poi si sblocchino e non diano troppi problemi. Purtroppo, ragazzi, questo è un gioco molto vecchio. Come vi ho detto, sia l'acquisizione sia farlo girare su una macchina moderna è un vero casino. Allora, questa è una bella stanzetta, corone d'aglio, croci, un'ottima Transilvania style, insomma. Qui non possiamo andare. Qui sopra c'è una botola. Ok, vediamo un po'. Se spostiamo questa cassapanca, potrebbe fare da scala. Certo. Adesso andiamo su. Se ci fa andare. Che devo fare per andare su? Mamma mia, raga. È vero che questo c'ha un sistema veramente agghiacciante di puntamento. Eccolo qua. E qui c'è nascosta la maniglia, praticamente, per aprire la botola. Perciò selezioniamo la maniglia e via, la piazziamo qui e scoperchiamo la botola e andiamo in questo sottotetto che fa veramente cagare. Da questo foro possiamo vedere di qua una lanterna dentro una stanza murata. Qui abbiamo questo affare che penzola, è una tipo una corona di metallo appesa a queste catene. E qua un telescopio, treppiede, dove piazzare il telescopio per vedere il tizio sul ponte. Ma se io no, pensavo che prendendo la fionda e dargli... No, non devo fare questo. Ok, allora torniamocene un attimo giù e torniamo al capanno sul lago. Il vecchio ci ha detto che lui con la fionda pesca con la fionda. Caccia di Frodo. Lui caccia per mangiare, ovviamente, non caccia di Frodo per questioni di soldi. Il lago era dall'altra parte. Andiamo a a
alla capannina sul lago, ma prima di andare lì ci dirigiamo verso, ecco qua, la casa sull'albero. Il mio obiettivo è quello. Eccoci qua. Bene, come vedete lì ci sono degli uccelli e qui noi gli tiriamo di fionda. Questo tizio si allerta immediatamente e ci dà la possibilità di scendere e di andare a vedere un pochino il capanno più da vicino. E adesso gli facciamo, come si dice, la sorpresina. Eh sì sì ragazzi, siamo veramente dei stronzi. Dopo che abbiamo profanato una tomba, lui è sveglissimo come una faina, ovviamente. Toh. Faccio notare la brutalità di questi. Cioè, non è che l'abbiamo tramorti, l'abbiamo proprio fatto fuori. Abbiamo dato una massata in capoccia. Allora, vediamo un po'. No, che devo fare qua? Meno. Intanto diamo un'occhiata. Ah, qui prendiamo tanto il coltello, che ci può essere molto utile. Qua non c'è niente. Quanto pare no. No, abbiamo preso il coltello. Non posso fare niente? No. A quanto pare qua, in questa capanna, ancora non ci posso entrare. Però ci siamo tolti di mezzo intanto uno degli sgherri. Allora, bene. L'unica cosa che possiamo fare è tornarcene un attimo sui nostri passi e andare un attimino qua. Vediamo se abbiamo altre cose di parlare con lui. Niente. Con lei no, ancora non possiamo parlare praticamente di nulla tranne di quello che già sappiamo. Non abbiamo visto ancora qui intorno a casa, alla pensione. Vediamo un po' se c'è qualcosa che possiamo fare. Qui c'è un posto dove potremmo usare delle cose, ma ancora non le abbiamo. Vado solo a dare un'ultima occhiata, ragazzi, alla capanna sul lago. Vorrei essermi scordato qualcosa. Ah, qua c'è, vedete, mi ero scordato qualcosa. Un flauto. Oh sì, mi ricordo questo da adesso. Questo qua, facciamo questa cosa, ragazzi, poi... poi ce ne torniamo, diciamo, interrompo la puntata per non farla troppo lunga.
ma questa cosa la voglio fare. Torniamoci in un attimo alla locanda e andiamo a parlare con la signora, che sicuramente adesso vedete che... Sai che è lo strumento di cui si servono quei uomini che ti ha urtato quando sono usciti? Stai attento, è meglio che non ti trovano addosso questo flauto. Saresti veramente nei guai. A che cosa potrebbe servire questo strumento? Mi ricordo che un giorno ero nel fienile e ho visti vicino a Ponte. Uno di loro suonava il flauto e poco dopo ne è arrivato un altro. Non so se mi hanno visto, ma sono andati via subito. Allora, a quanto pare... il flauto è un sistema di comunicazione che usano queste persone, questi, diciamo, un po' sgherri. E adesso a noi la cosa ci interessa, perché gli faremo un pochino la trappola del... Tutte le volte qui bisogna riutilizzare la maniglia. Saliamo sopra. Come vedete, noi riusciamo a vedere lo sgherro da qua. E noi adesso ci usiamo il flauto. No, non lo posso usare. Perché non lo posso usare? Qualcosa che non va. Devo aver fatto ancora. Devo fare qualcosa. Devo fare qualcosa che ancora non mi ricordo. Va bene, ragazzi. Allora, per il momento ci fermiamo qua. Io sto riprendendo un attimo contatto con questo gioco, che l'ho riacceso adesso dopo quasi 20 anni. Vediamo come procedere. Ci faremo un altro giretto intorno per vedere se ho lisciato qualcosa, ma non adesso, nel prossimo episodio. Perché se no la puntata diventa veramente un po' troppo lunghina e vi rompete le balle. Perciò, ragazzi, alla prossima puntata di Dracula The Resurrection. Ciao a tutti.